volevo raccontare la storia dei due miei cagnolini. Sheila, la più grande, che ha ormai 7 anni, e di Ryan, che ne ha 5 anni. Sheila è la più grande. Lei è stata presa, voluta da me e dai miei figli, e siamo andati direttamente al canile perché ci sembrava giusto adottare i cani che sono stati abbandonati o trovati in mezzo alla strada. E la storia di Sheila è una di quelle storie dove il cane è stato trovato per strada non so dove. E adesso le particolarità non le conosco. Spostati. Sto intrecciando con i fili. E Sheila è stata trovata, tenuta in casa da qualcuno che lo voleva far adottare perché non poteva tenerlo, quindi è stata una persona di buon cuore. L'unico problema è che lui a casa non c'era mai, ma era con sua madre, poverina, disabile, e che veniva accudita da una badante. Purtroppo non è che piacesse molto gli animali, e quindi teneva il cane Sheila fuori al balcone, e quando abbaiava, da quello che mi hanno raccontato, la prendeva a bastonate con la scopa. Aiuto! E vista la situazione del vicinato, si è adoperato appunto per far togliere questo cane da questa famiglia, e quindi è stata rinchiusa all'interno del canile. E quando sono andata a prenderla, aveva una crosta enorme sulla coda, dove mi dissero che molto probabilmente non sarebbe mai andata via quella crosta. Poi avevo un orecchio su, un orecchio in giù, ma io non mi sono lasciata. Molte persone dicono: ma è un cane difettoso. Per me non esistono cani difettosi, non esistono esseri umani difettosi. Abbiamo soltanto delle particolarità che ci distingue da qualcun altro. E quindi siamo andate al canile, e di tanti cani che abbiamo visto, veramente molto molto belli l'uno dall'altro, e ci siamo seduti su una panchina esterna, e Sheila è venuta di corsa sulla panchina e ha dato una leccata sulla guancia di mio figlio, e da lì è scoppiato l'amore, tant'è che mio figlio mi disse: mamma, prendiamo lei. E senza troppi problemi, insomma, l'abbiamo presa. Aveva un pelo molto ispido quando è entrata in casa nostra, poi col tempo e tanto amore la crosta che aveva nella coda è andata via. Il pelo è cresciuto tantissimo, è morbidosa, è lucida, è setosa, è fenomenale. Ha un carattere molto vivace. Mi vuole un bene dell'anima e io ne voglio tantissimo a lei. Ryan invece, il più piccolino, che è un incrocio, non lo so, con un pincher, hanno detto che non è un pincher puro,
è stato preso da Facebook perché avevo visto questo musetto dolcissimo. Pesava all'epoca, quando l'ho preso io, 4 kg, adesso ne peserà forse 6 perché mangia. Ed era scheletrico, aveva proprio le vertebre che gli si vedeva fuori dalla pelle. Aveva 4 crosticine sotto al pettorale, qualcuno evidentemente l'aveva anche disinfettato con un disinfettante rosso, penso fosse il mercurio cromo. E niente, è stato amore a prima vista, è stato un trovatello, l'ha tenuta una ragazza per un mesetto, inizialmente l'avevano chiamato perché era piccolino Nanetto, ma onestamente di chiamare un cane Nanetto non è piaciuto né a me né ai miei figli. Quindi ha fatto scegliere a mia figlia il nome e siccome piaceva tantissimo un cantante di nome Ryan, l'abbiamo chiamato Ryan. E si sono amati entrambi a prima vista, e vanno d'accordissimo. Appena si sono visti si sono messi a giocare nel giardino di casa. E allora, Sheila è stata sterilizzata direttamente dal veterinario del canile. Invece Ryan non è stato mai castrato. Qualcuno dirà hai sbagliato perché bisogna castrarli. Bisogna. Io personalmente lo trovo contro natura, perché il cane quando nasce non nasce per essere castrato. Sto attenta, se fosse quando sarà, forse lo farà accoppiare, mi terrò i figli io, certamente troverò una famiglia, non lo so che cosa accadrà. Sta di fatto che sono 5 anni che Ryan con me, fino adesso è andato tutto bene, e ha il suo cuscino per sfogare i suoi istinti sessuali e quindi per il momento si accontenta così. Del resto io sono felicissima di averli presi, adottati, venivano dal nulla, e non li ho comprati volutamente, a parte il fatto i costi che sono esorbitanti, ma poi tutto il commercio che... Mi fai parlare? Tutto il commercio che ci sta dietro a questi poveri animali, i soldi, cioè sfruttamenti, lo trovo veramente una cosa orribile. Vi saluto. Fate un ciao, sarà molto difficile. Va bene, poi ci vedremo alla prossima. Buona giornata a tutti.